L'estate è un tempo magico per i bambini perché proprio in questo momento i bambini sistematizzano e metabolizzano tutto ciò che hanno imparato durante l'anno. Ed è proprio in questo periodo che i bambini e le bambine compiono quel meraviglioso salto evolutivo che si palesa agli insegnanti e a tutti noi nel momento del rientro a scuola. Però l'estate che stiamo affrontando è un'estate molto complessa e molto difficile, legata ovviamente al nostro presente e al nostro recente passato, quindi segnato fortemente dalla pandemia. Un momento che per proteggere la salute fisica dei bambini e di tutti noi si sono lasciati indietro altri tipi di salute come quella relazionale e quella mentale, a discapito di tutto ciò che invece è rappresenta il concetto di salute, perché la salute non è semplicemente assenza di malattia. E i bambini purtroppo non stanno bene, questo lo sappiamo dai dati che ci arrivano, però dobbiamo ovviamente lavorare sul presente se vogliamo costruire un futuro possibile. Parto da un concetto molto semplice per spiegare brevemente qual è e quale può essere il valore di un centro estivo multisport per i bambini e anche per noi dell'UISP. Gli esperti dicono che l'emozione del 2021 è l'assenza di gioia, la mancanza di scopo. Però purtroppo nessuno di noi, né grandi né piccini, possono accendere la gioia semplicemente imponendoselo mentalmente. I bambini, per provare di nuovo gioia, hanno bisogno di relazioni. Quindi se è vero che per cambiare il futuro dobbiamo lavorare sul presente, credo che le nostre attività estive dedicate ai bambini siano una buona base di partenza. Il territoriale di Sassari, per esempio, ha fatto delle scelte ben precise per quanto riguarda i centri estivi. Ha deciso di fare centri estivi diffusi nel territorio, soprattutto nei piccoli paesi che sono a rischio di spopolamento, perché quei bambini che vivono in questi paesi hanno ovviamente gli stessi diritti dei loro coetanei che vivono nelle città. L'aria aperta, le piazze, le strade, qualunque luogo aperto e destrutturato dove in qualche modo si possa fare movimento ha reso questa esperienza possibile, qualitativamente diversa da quella invernale e anche molto più efficace perché incide sul piano del movimento, del gioco e del divertimento. Perché ci sono evidenze scientifiche che dimostrano che lo sport aiuta, sostiene e favorisce una crescita armonica dei bambini, costruendo circuiti di memorie permanenti, di benessere. E siccome di malessere ne abbiamo sentito molto parlare durante questa pandemia, ovviamente lo sport disciplinato e indisciplinato può essere uno strumento per accompagnare il processo di crescita di questi bambini che più di ogni altro hanno vissuto le conseguenze della pandemia. Lo sport è relazione e nella relazione c'è la gioia. Lo sport combatte la sedentarietà e allontana i bambini dai videogiochi e dai computer. Lo sport rende protagonisti e permette ai bambini di fare delle scelte, perché lo sport che facciamo noi non vuole bambini obbedienti, ma vuole bambini pensanti. Ritornare quindi a giocare in un centro estivo e in un contesto positivo ricostruisce i tempi vitali che i bambini hanno perso durante la pandemia e diventa un modo per restituire la gioia perduta.